Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Non è vero che non vogliamo far lavorare il sindaco, anzi lui si ricordi che ha una maggioranza schiacciante in consiglio comunale. È uno dei numerosi passaggi dell'attesa conferenza stampa di questa mattina del centrodestra. Seguiamo il servizio. Dopo alcuni giorni di riflessione, dunque, l'opposizione consiliare ha ritenuto di dover replicare le recenti dichiarazioni fatte nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Vito Bono, ma anche a quelle fatte a nome della maggioranza dal consigliere comunale del Partito Democratico Simone Di Paola. Non è vero che c'è qualcuno che non vuole fare lavorare il sindaco si ricordi che ha in consiglio una maggioranza schiacciante, piuttosto sia la stessa maggioranza ad abbassare toni e a smetterla di offenderci. Noi siamo opposizione ed è quella che siamo stati chiamati dall'elettorato a dover esercitare. Questo l'incipit della conferenza stampa di stamattina, su cui abbiamo chiesto un commento ad alcuni dei protagonisti. Non ci ha convinto l'affermazione del sindaco secondo la quale noi stiamo cercando di non farlo lavorare. Questa è una dichiarazione che fine a se stessa, nella considerazione che il sindaco ha una maggioranza schiacciante in consiglio comunale di 18 consiglieri e poi ormai tutti sappiamo le grossissime prerogative che la legge attribuisce al sindaco e che gli permettono comunque di lavorare senza avere lacci o lacciuoli che possono provenire da parte del consiglio comunale. Il sindaco faccia il suo dovere, è stato poi detto, ma nessuno può pensare che noi non si possa esercitare il nostro legittimo ruolo di opposizione. Voglio ricordare un po' a tutti che in questi primi 6 mesi di consigliatura in Consiglio Comunale sono stati approvati importanti atti con la concertazione fra maggioranza e anche opposizione. E la nostra presa di posizione che abbiamo avuto sin da subito, che è quella che abbiamo dichiarato che non avremmo mai abbandonato l'Aula, cioè ci sono importanti atti che si sono approvati in questi 6 mesi, almeno 3 diverse occasioni, in cui la maggioranza non aveva il numero legale e noi in maniera credo costruttiva e responsabile siamo rimasti in Aula, mettendo una serie di discontinuità rispetto al passato. Non mi ha convinto nemmeno l'affermazione rispetto alle cose fatte, perché mi è sembrata poca cosa riferire di una richiesta di contributo della scala mobile, di un riferimento all'intervento in via Rosolino Pilo, dove lì mi è sembrato molto contraddittorio l'affermazione secondo la quale da un lato Girgenti Acque dobbiamo risolvere il contratto e dall'altro lato si accredita all'amministrazione un intervento fatto da Girgenti Acque. Quindi non mi sembra che sotto questo punto di vista l'amministrazione o la città possa gioire particolarmente. Io mi ricordo i 6 mesi della prima amministrazione, dell'amministrazione Turturici, dove l'obiettivo raggiunto nei primi 6 mesi fu i 16 milioni di euro per il PARF. Mi sembra che il contesto e i dati siano completamente diversi. L'opposizione ha poi ricordato che l'invocazione ad abbassare i toni, è fatta peraltro anche dal sindaco Vito Bono nei giorni scorsi, deve essere un concetto bilaterale. Noi siamo disponibili a seguire questo concetto sulla scia di quanto dichiarato dal Presidente della Repubblica, ma anche dallo stesso Presidente del Consiglio, Filippo Bellanca. Il consigliere Simone Di Paola ha offeso pesantemente il ruolo dell'opposizione, lo ha fatto con cattivo gusto e in modo ignobile. Queste le dure accuse fatte nei confronti del consigliere comunale del Partito Democratico. Sentiamo. Questo consigliere ormai è abituato a fare la maggioranza perché è maggioranza sciacca ed è maggioranza a Palermo, è maggioranza sciacca allorquando fa il consigliere comunale ed è maggioranza a Palermo allorquando fa il consulente di un assessore dell'MPA. Mi è sembrato veramente offensivo, non credo che siano questi i toni da usare da parte di un consigliere di maggioranza, da parte della stessa maggioranza. Poi si è parlato anche del caso Turco, il caso Turco è stato detto non riguarda noi perché l'ex sindaco Turco ha fatto vincere il sindaco in carica Vito Bono, tra l'altro comiziando con lui in piazza l'ultimo giorno di campagna elettorale. Mi ricordo il consigliere Turco comiziare in piazza Angelo Scandaliato a braccetto con il sindaco. Se il consigliere Turco oggi ha dei malesseri all'interno della maggioranza non è un problema nostro, perché noi le elezioni le abbiamo perse. Pippo Turco insieme a Vito Bono le elezioni le ha vinte, quindi anche in consiglio comunale il sindaco dovrà spiegare i motivi per cui il consigliere Turco ha questa situazione di malessere, ma quello sicuramente non è un problema nostro. A proposito dei debiti fuori bilancio, l'avvocato Ignazio Bevona ha fatto una distinzione
distinzione tra l'aspetto tecnico e l'aspetto personale. Noi siamo intervenuti su questa vicenda solo perché il sindaco, alla prima seduta di consiglio comunale, riferendosi a una richiesta dell'ex sindaco Mario Turturici, per quanto riguarda una liquidazione che spetta per legge, riferì che lui, se fosse stato al posto di Turturici, non avrebbe fatto quella richiesta nella considerazione che il comune si trovava in situazioni economiche di difficoltà. Noi da questo punto di vista contestiamo l'atto deliberativo, perché nel momento in cui si è verificata una stessa situazione con familiari del sindaco, il sindaco, piuttosto che fare un passo indietro, ha detto che l'atto è legittimo e deve essere pagato. Quindi non è tanto una battaglia fatta nei confronti dei privati che legittimamente debbono riscuotere per somme che debbono avere dal comune già da tantissimi anni. Noi facciamo sugli atti anche una battaglia di tipo politico. Sono vicende personali, ma noi non affrontiamo le vicende personali. Abbiamo parlato di opportunità. Infine si è parlato anche delle consulenze a titolo gratuito, naturalmente sotto i riflettori quella al fidanzato della figlia del sindaco, l'avvocato Enrico Di Benedetto. Anche su questo in conferenza stampa l'opposizione ha detto: noi abbiamo verificato e stiamo verificando la bontà dell'atto amministrativo posto in essere dal sindaco, fermo restando che le consulenze sono disciplinate dalla legge e non si basano solo sul rapporto fiduciario ma anche sul valore del curriculum del professionista incaricato. Sentiamo. La legge non parla esclusivamente di un rapporto fiduciario per quanto riguarda gli esperti, parla proprio di nomina di esperti e consulenti. Il rapporto fiduciario che ci può essere tra le persone deve restare a volte al di fuori dell'ente comune, per evitare proprio pettegolezzi inutili che sono determinati non da un'attività ostruzionistica della opposizione, ma degli atti deliberativi o delle determine che vengono maturate dalla maggioranza. Questo va al di là del fatto che comunque non sarà pagato il consulente? Ma questo del fatto che le persone non debbono essere...